Negli episodi precedenti, Bear è atterrato su un nuovo pianeta dopo aver fatto delle piccole amicizie e ha costruito una bellissima palafitta. Ma cosa farà adesso? Scopritelo nel nuovo episodio di Planet Explorer! Ciao, salve a tutti, sono Per ed eccoci qui in questo nuovo episodio di Planet Explorer, dove faremo tante belle cose quest'oggi, perché ho provato a fare qualche cosa in off, cioè nel senso da solo, però non sono riuscito a fare niente. E lì si vede la nostra bellissima palafitta in lontananza. Comunque, devo fare delle scale per sta roba. Aspettate che ogni volta non riesco a risalire poi. Ecco qua. Secondo. Ecco qui. Perfetto, adesso dovrei essere in grado di risalire. Ah! Perché non mi ci fa salire? Secondo, ecco qua. Ok, togliamo la building mode. Quindi, molti di voi nell'episodio precedente mi hanno suggerito di andare a prendere materiali e per farlo mi hanno suggerito di usare lo scanner. Però, quando sono andato nel mio bellissimo scanner qui, notavo che non mi trova niente. Quindi ho detto, come cavolo fare queste cose? Allora sono andato a provare a cercare qualcosa su una wiki per vedere come sbloccare lo scan e cose simili. E molti non dicevano nulla. E quindi ho detto, e adesso come cavolo faccio? Allora, mi è venuta un'idea strabiliante, ovvero quella di venire qui nel villaggio e provare a parlare con qualche NPC. E ho scoperto che questi tizi hanno anche gli shop e vendono tante cose utili. E tra tutte queste cose utili che vendono, questo Gary, perché se non sbaglio era Gary, vende un scanner update a soli 240 pezzi di carne. Io ne ho 795, quindi possiamo comprarlo. Ah no, Gary ne ha 795, io dato che mi sono comprato questo coso adesso ne ha 10.035. Ah, e io quanti ne tengo di pezzi di carne? Ah ok, ne ho 846, perfetto. Quindi adesso con questo scanner update, woohoo! Magari adesso dovrei essere in grado, sì, di poter scannerizzare per trovare il copper e il ferro. Ok, qui non c'è né copper né ferro. Ok, no. Ok, qua sopra non c'è un cavolo. Vorrei scannerizzare per tutte e due. Vabbè, dopo andiamo in giro a scannerizzare. Però fammi vedere un attimo, Gary. Non è che hai qualche altro scanner update? Oh, no, non mi sembra. Oh, vende della stone. Ah, a luna. Ok. E adesso me ne compro una decina, va. Perché prima ho fatto un buco enorme e non ho trovato nemmeno una stone. Ma nemmeno una. Cioè, vabbè. Poi vi faccio vedere il buco che ho fatto. Comunque, adesso ho un bel po' di stone. Giusto? Ho 11 pezzi di stone e la stone più di 10 non si fa. Ok. No, non si unisce per qualche strano motivo. Vabbè, non fa niente. Però adesso dovrei essere in grado di craftare un piccone di pietra, giusto? Tool. Stone pickaxe. Ok, sì, posso craftarlo. Dopo lo craftiamo. E da questa tizia posso metterci la roba. E invece da questo posso comprare armi e armature. Ah, ci posso comprare le armature e roba simile. E da questo tizio qui con la spada, Higoryuk, dovrei poter comprare le spade. Ah, ok, mi vende sta roba così, va bene. Comunque, adesso da leone comprerò delle nuts. Comprerò un po' di nuts perché servono. Perché alla fine bisogna mangiare, ma non per la vita, ma per recuperare la stamina. Perché se non si mangia la stamina. Quindi, poi comprerò anche delle restoration robe. Vai. Che questi servirà per non crepare. Ne rimettiamo tipo qua. Ah, queste quindi li devo usare dall'inventario. Cioè non posso metterle sull'inventario. Ah sì, ok, posso metterle sull'inventario. Stesso vale per il cibo. Quindi le nuts. Ok.
perfetto. Le possiamo trovare tipo scavando le piante e cose simili. Che poi all'inizio pensavo che questi tizi fossero completamente inutili. Che bel tramonto. Ma in realtà non è così. Dovremmo fare qualcosa per proteggerli in futuro. Fare tipo un murone enorme per proteggerli. E dico in futuro perché adesso sono loro che proteggono me. Andy! Cosa crafti, Andy? Cioè, cosa vendi, Andy? Per vedere. Vende le torce e un wood bed. Io sta roba non la posso fare, eh. Fa vedere, bed. Cerca. Ah, la posso fare un wood bed. Però non serve a niente. Invece una torcia la posso fare. Torce. Fa vedere. La posso fare. Serve un animal fat. E facciamo 4 torce. Ok, quindi devo andare in giro ad ammazzare animali per prendere le torce. Ovviamente anche le torce sono la cosa più utile del mondo. 6, 7. Ce l'ho in mano! Yeah! Chissà se si consuma. Forse sì, quindi è meglio mettere la spada in mano e andare in giro. Ok. Prendiamo anche le piante. Ok, sta roba non si prende. Forse questo sì. Perché dalle piante appunto che prendiamo le nazze e altra roba da mangiare. E quindi ci conviene farlo. Anche perché ci danno anche dei seeds, alcune. E possiamo appunto ripiantarle e farcela coltivazione e cose simili. Ok. Da queste mi dava le nazze, no. Mannaggia. Ricordo quale tra queste dava il nazzo. Ok, mi sa che quelle 3D più 3D si prendono. Quelle non tanto 3D non si prendono. Perché queste tipo non si prendono. Ok, chissà com'è buio la notte qua dentro. Che figata quei frutti. Chissà se si possono prendere. Sono luminescenti. Ok, comunque in questo o nel prossimo episodio, non ho idea, però spero presto, andremo anche ad esplorare. Perché voglio, si chiama Planet Explorer, porca miseria. Non andiamo ad esplorare? Eh sì che andiamo ad esplorare. E poi qui la mappa è molto diversa dall'altro, dalla modalità storia. C'è questa roba strana così. Quindi andremo a vedere magari cosa sono sti punti rossi e sti punti interrogativi, cose simili. E già, quindi prendiamoci anche sta roba qua. E vi faccio vedere quanto ho scavato per non ottenere nulla. Ovvero, ecco qua, ho messo la ladder qui per segnalarmi il posto. Ho scavato tutta questa robaccia e non ho ottenuto nemmeno un pezzo di stone. E sono arrivato su questo materiale che, se piccono, mi dà i materiali, però non viene scavato. Tipo, che ne so, se scavo qua sopra, vedete che il terreno si modifica e cose simili. Invece se scavo qua mi dà comunque la sabbia, però non rompe giù. Quindi penso che ci serva qualche nuovo tipo di roba, qualche nuova cosa carina. E poi vedete tipo nello scanner si vede che qui ho scavato. Che figata. Poi si vede anche la mia casettina. Aspettate, eccola qua la mia casettina. E proviamo a scannerizzare per il ferro. Vediamo se trovo qualcosa. No. Copper, vediamo se trovo qualcosa. Ah, scanning. Ha trovato qualcosa. Metto solo copper. Vediamo. Ok, mi sa che quello è copper. Che se li metto entrambi esce. Ho trovato qualcosa. Grande. Quindi magari dopo lo vado a scavare. E oh mio Dio, si è fatta notte e non si vede una di erbolina di niente. No, è ancora giorno. E proviamo a mettere una torcia. Tipo la mettiamo qua. No, non farlo. Ok. Poi posso prendere la torcia. Ok, me la lascerò qui questa torcia. Ciao amico. Poi magari mettiamo delle torce sulla palafitta, perché altrimenti poi non si vede. Chissà se poi possiamo fare il letto e andare a dormire. Allora, che è sta roba? Ah, mi dice cosa posso fare poi io con la torcia. Wow, che figata. Allora, wooden. Che palle. Acci d'erbolina però. Non è che ogni volta che devo scrivere qualcosa devo cliccare là. Non potevano fare direttamente con l'invio. Bed. Ah, wood bed. No, wooden bed.
Vai, facciamolo uno. Noi, max, poi. Ah! Ok, minimo. Craftiamolo. Perfetto. E adesso dovremmo avere un letto. Adesso proviamo a metterlo qui e vediamo se possiamo dormire e togliere la notte. Oppla. Ok. Letto. Qua. Sleep. Sì! Che figata! Guardate! Si muove tutto velocemente! Oh mio Dio! Guardate le stelle, se non ci fosse l'acqua. Guardate le stelle! Wow! Oh, che bella luna! È blu! Wow! E si è svegliato giusto la mattina. Se poi voglio dormire la mattina, scusami un attimo. Sono un pigrone! Si sveglia all'alba! Se io sono un pigrone e voglio svegliarmi a mezzogiorno. Che figata la luna. Ok, lì ho visto un qualcosa. Che magari potremmo attaccare per avere un po' di carne. Oh, ciao piccolino. No, vabbè, ti lascio stare, vai. Allora, proviamo ad andare a fare qualcosa. Nel senso, a vedere uno di quei punti rossi. Ok, devo andare tipo di qua. Ok, devo andare di qua. Oppure posso andare nei punti rossi che si trovano sopra e quindi andare di là. Ok, voglio andare di là, non voglio tornare dietro. Mi piace un casino la soundtrack di questo gioco. Che poi tipo potremmo anche andare a scavare. Wow! What the fuck? Che cavolo hai tu? Chi ti ha fatto niente? E mi attacchi. Ah! Corri. Corri. Non è che un fucile da cecchino quello, no, eh. Via. Comunque, che cosa? Tizio mi sta inseguendo. Perché mi seguono sempre? Che stiamo dicendo? Wow. Non andiamo a scavare adesso, perché comunque sarebbe un po' noioso scavare. Quindi dopo vado da solo a prendermi il ca... Ah! Basta! Stop it, please! Vado da solo a scavarmi un po' di copper, ferro e qualsivoglia risorsa. Ok, è smesso? No, ovviamente! Tu aiutami! Vallo ad attaccare! Ma sta venendo ad attaccare me? Davvero? Ma sembri così piccolo e puccioso! Perché tutto cerca di uccidermi? Cavolo, è pure veloce. No! Perché tutto cerca di uccidermi? Perché sti punti rossi puntano sempre il mare? Andarmi a far crepare in acqua. Forse puntano i posti per salvarmi il sedere o roba simile. Dai, sembravi carino e puccioso, invece vuoi uccidermi. Stupidi cosi. Poi vedo che la fauna marina è molto scarsa, quindi è più sicuro andare in acqua. È molto scarsa ed è appena apparso sto coso strano, che non voglio vedere se è amichevole o meno. Allora, andiamo un po'. Dove sono? No, non mi sono allontanato troppo, vediamo. Ok, forse il punto rosso indica questo coso. È un mob speciale, forse. No, aspettate. Indica di qua. Aspettate. Ok, adesso ci sono quasi sopra. Forse c'è qualcosa qui sotto. Ci sono delle robe. Ok, questi punti rossi non indicano un cavolo. Probabilmente. O forse magari... Aspetta. Scannerizziamo. No. Niente. Vabbè. Aspettate, forse dovevo restare fermo per scannerizzare. Vediamo. Oh. No. Niente. Oh. Ok, poi non credevo che i minerali fossero così... rari. Oh, tu sei un coso strano che non mi vuole ammazzare, vero?
no, per fortuna no. Che poi sono andato un po' sulla wiki a vedere robe. E gli unici animali che non mi attaccano, cioè metà degli animali attaccano e metà sono aggressivi. Cioè, ho detto la stessa cosa. Metà degli animali sono passivi e gli altri invece sono tutti aggressivi. Che bello. Che so sta roba gigante qua. Aspetta, proviamo a prenderla. No, una tigre nascosta nelle piante. Ah! Ah, in acqua. In acqua. Aiuto. Non riescono a camminare tutto insieme. E quel coso enorme cos'è? Coso enorme, aiutami. Aiutami. Cos'è? Sei una specie di elefante. Che figo che sei. Ok, non mi piaceva quel suono. Sembra qualcosa di organico che viene distrutto. Non mi piace. No. Ok, prendiamo il fiore qui. Senza farci vedere dalle tigri che ormai sono sott'acqua. Ok. Ho preso la roba che devo prendere. Ok. Ma tutto bene per ora. Ok, sto esplorando un altro bel po' di roba. Oh! Però la mappa della story mode è più carina. Almeno sai dove finiscono i biomi, dove non finiscono e cose simili. Ok. Sti cosi danno solo plant fiber e nessuno dà delle nuts. Delle noccioline da mangiare. Chissà se posso rompere questi alberi. Danno magari qualcosa di... aiuto! Sti cosi saltano pure. Dannati felicotteri. Che non sono fenicotteri, però vabbè. Ok, sta... oh Cristo! Mamma mia! Mamma mia! No, 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 no! Uè! Oh! Che è tutta sta confidenza? Ah! Chi ti ha dato tutta questa confidenza? Vieni e mi attacca all'improvviso, cioè io non lo so. Questa confidenza sti tizi chi la dà? Chissà se butto giù un albero del genere quanta legna ho. Oddio, voglio provare? Sempre se qualcuno con un'ascia enorme non viene a rompermi le scatole mentre ci provo. Chissà quanto tempo ci metto. Ok, proviamoci. Probabilmente è possibile, però penso che in futuro non sarà possibile abbattere un albero del genere. Vediamo se adesso è possibile. Ok. Oddio, davvero è possibile. Ok, adesso passerò una giornata intera ad abbattere quest'albero e poi starò bene per tutta la vita per quanto riguarda il legno. Aiuto! Via, va bene. Non abbatto l'albero secolare di mille anni. No, via. Nati tigri del cavolo. Le odio. Le odio tantissimo. Ok. Mi sa che dovremmo farci tipo qualche veicolo. Perché tipo molti di voi mi hanno detto: ehi Bar, fatti un veicolo. E roba simile. Però per farsi un veicolo. No. Ok. Per farsi un veicolo bisogna trovare tipo ferro e roba simile. Perché tipo qua. Turret, tool, resource, part, resource. Part. No, aspetta, perché c'è bed da cercare. Ok. Tutto ok. Consumables. Qua ci sono le part. Sì, ok. Comunque qui vedete ci sono delle parti o cose simili. Eccolo qua, part. Per creare i veicoli, eccetera. Possiamo fare motociclette e robe simili. E per farle serve quasi tutto l'iron. Della rubber. Dove l'ho presa? Ah, qui ci vuole lo steel addirittura. Chissà come si fa. Vediamo, aspettate. Forse si crafta. Steel. Sì, infatti, si crafta con il legno e il ferro. What? Non dovrebbe essere carbone e ferro. Vabbè, meglio così. È più facile trovare la legna. Già mi stavo disperando al pensiero di dover trovare del carbone quando nello scan qui non c'ho il carbone. Tra i materiali selezionabili. E devo capire dove andare a prendere il carbone, dato che lì non me lo vendono.
Beh, già. Ma riuscirà mai bene a craftare tutte queste cose? Scopritelo nel prossimo episodio di La Planet Explorer! Ehi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like o un commento, ma non per quella cosa, 1 milione di like sono il più figo di tutti, oh yeah, ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!